Buonasera, ben trovati a un nuovo appuntamento di Montemurlo in Forma, la nostra rubrica dedicata al comune di Montemurlo. A Montemurlo sono in calo gli incidenti su strada, ma aumenta la loro gravità. Nel 2019 sono stati ben 2 i morti. Bene la campagna anti-illegalità nelle aziende. Allora guardiamo il bilancio della Polizia Municipale e dell'attività del 2019. Sicurezza stradale e lotta all'illegalità. Si è orientata verso questi due fronti l'attività della Polizia Municipale di Montemurlo. Nel 2019 si è registrato il minor numero di incidenti e feriti su strada degli ultimi 20 anni, un dato in continuo miglioramento grazie anche ad alcune modifiche apportate alla viabilità, spiacevolmente bilanciato dai 2 decessi del 2019, entrambi motociclisti. L'omessa precedenza è la causa più frequente di incidenti, mentre tra le contravvenzioni al codice della strada l'hanno fatta da padrone la mancata rimozione di veicoli per pulizia strada e la mancata revisione. Noi lo scorso anno abbiamo fatto 58 controlli mirati, specifici, con il nostro sistema di controllo targhe mobile. Abbiamo rilevato circa 46.000 veicoli, sono circa 820-830 i verbali abbiamo ritrovato. È importante dire che sono tanti veicoli, al di là della revisione, che seppure è importante perché certifica il veicolo è a posto, sia a posto con i freni, con gli scarichi, eccetera, ma abbiamo rilevato tantissimi veicoli senza assicurazione, sono 149 in questi 58 accertamenti, vuol dire che ogni volta che esci e stai 2-3 ore sul territorio trovi qualche veicolo che non è assicurato. In seguito alla campagna anti-illegalità portata avanti negli ultimi anni dall'amministrazione, migliora la situazione nelle aziende, dove non si riscontrano più situazioni di promiscuità tra produttivo e abitativo. A dimostrarlo il calo drastico dei sequestri di macchinari, che dagli 821 del 2014 è balzato giù ai 106 del 2019. 14 i controlli nei magazzini cinesi, 60 quelli preventivi sulla base dell'accordo con la Camera di Commercio di Prato che trasmette al Comune di Montemurlo l'apertura delle nuove partite IVA. Abbiamo verificato anche diversi appartamenti, sempre per contenere il fenomeno del sovraffollamento. Anche in questo caso, a fronte di circa 800 verifiche anagrafiche, abbiamo verificato che negli appartamenti condotti da ex comunitari, anche in questo caso l'incidenza di sovraffollamento è molto limitata. Riusciamo a contenere questo fenomeno, che probabilmente negli altri comuni è molto sentito, ma a Montemurlo, grazie al nostro continuo controllo del territorio delle abitazioni, è tutto sotto controllo. A causa del trasferimento di Johnny Biagioni in un altro comando, attualmente a gestire quello di Montemurlo sono i 2 ispettori più anziani. Oltre al nuovo comandante, un'unità in più potrebbe presto essere acquisita tramite lo strumento della mobilità. C'è stato appunto un'incentivazione dei controlli per quanto riguarda ad esempio Targa System, Autovelox, ci sono stati controlli naturalmente per quanto riguarda anche l'edilizia, quindi tutti i controlli per quello che riguarda magazzini cinesi, abitazioni, perché comunque si sa che il problema si è spostato magari dal magazzino, si sposta ora al sovraffollamento degli appartamenti. Poi ci sarà appunto il progetto della polizia di prossimità. Abbiamo aderito a questo bando della Regione Toscana e il progetto partirà ora a primavera. Avremo un nuovo agente e questo ci permetterà appunto di svolgere un lavoro ottimale sul territorio, a contatto con i cittadini. Studiare con metodo, Montemurlo in partenza, un progetto per insegnare ai bambini e ai ragazzi di SA le strategie migliori per studiare con sempre maggiore autonomia. Sulla dislessia il Comune di Montemurlo e la sezione di Prato dell'Associazione Italiana Dislessia cambiano prospettiva. Dopo aver lavorato a lungo sulla formazione degli insegnanti e sulla consapevolezza dei genitori, ora si rivolgono direttamente agli studenti di SA della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack. Sabato 15 febbraio dalle ore 10:15 nell'aula informatica della scuola media Salvemini La Pira partono i laboratori del progetto Studiare con Metodo.
L'iniziativa totalmente gratuita per le famiglie è finanziata con 2.000 euro dal Comune di Montemurlo. Questo nuovo progetto, che si chiama appunto Studiare con Metodo, è un progetto che vuole dare un aiuto concreto agli studenti. Sono stati selezionati direttamente dalla scuola 20 ragazzi, sia del quinto anno della scuola primaria, sia del primo anno della scuola secondaria di primo grado, e a questi ragazzi verranno dati gli strumenti per poter svolgere i compiti a casa in maniera autonoma. Quindi verranno seguiti da 5 tutor per 5 sabati. In questi 5 sabati verranno appunto seguiti nei compiti per scuola, ma la cosa più importante è che l'obiettivo è l'autonomia di questi studenti. Quindi si farà in modo che questi studenti avranno in questo percorso imparato delle strategie per poter essere poi autonomi nello studio. 5 gli incontri in tutto, durante i quali i tutor daranno l'opportunità ai ragazzi non solo di svolgere i compiti, ma anche di conoscere metodi e strumenti per loro utili, anche attraverso le tecnologie digitali. Importanza di strategie di studio, come una mappa e imparare a farla, leggere gli orecchi, come si dice sempre, quindi usare i libri digitali ascoltando il libro e studiando materie importanti. Strumenti che ci sono tantissimi, come per l'uso anche della matematica. Quindi i 5 tutor che accompagneranno questo percorso ai ragazzi è fondamentale, perché faranno scoprire proprio un metodo di studio per accompagnarli e migliorare il loro percorso scolastico. Un'installazione artistica nel giardino Fabbriche d'Arte di Via Napoli a Ostia. Protagonisti gli studenti del liceo artistico Brunelleschi e la loro creatività. Guardate. Fervono i lavori al giardino d'arte contemporanea Fabbriche d'Arte di Via Napoli a Ostia, dove in questi giorni sono all'opera gli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo, impegnati nel completamento della loro installazione. Si tratta della riproduzione della tavolozza del pittore, un progetto realizzato da una studentessa del liceo e selezionato attraverso un concorso indetto all'interno della scuola stessa. Un'opera simbolo che si propone di mettere l'arte a disposizione della comunità, trasformando gli strumenti del mestiere degli artisti in un luogo di ritrovo e relax in mezzo alle fabbriche. Praticamente rappresenta questa tavolozza pittorica con al centro 3 elementi figurativi, ovvero 2 mirette e un pennello, e con delle ceppe che rappresentano delle sedute a quale la gente degli edifici circostanti può sfruttare nei momenti di riposo, di pranzo, nei vari momenti della giornata comunque. E possiamo vedere che al centro troviamo delle ceppe colorate e per terra questo preastrellato di portico è stato posato da noi studenti, e anche tutte le lavorazioni sono state fatte internamente alla scuola. Il percorso artistico del giardino Fabbriche d'Arte attualmente comprende 17 installazioni realizzate da altrettanti artisti contemporanei pratesi, tra i quali adesso anche gli studenti del Brunelleschi, che per la prima volta si sono confrontati con la progettazione e realizzazione di un'opera d'arte per uno spazio pubblico. Il giardino è stato inaugurato a maggio 2019 e va a riqualificare un'area verde comunale, fino a poco tempo fa assolutamente anonima. A fianco della collezione permanente si alterneranno installazioni temporanee e performance di vario genere. È un giardino questo che, come abbiamo detto quando l'abbiamo inaugurato, vogliamo che cresca nel tempo e possa ospitare sempre più opere d'arte. E qui siamo felici oggi di vedere l'opera d'arte del liceo artistico Brunelleschi in corso di finitura. È un'opera bellissima, sicuramente dà valore ancora di più a questo giardino, e soprattutto lega il giardino anche a una scuola che per il Comune di Montemurlo è molto importante e che permette di far crescere e di far uscire da questa scuola tanti ragazzi con tanto entusiasmo e che possano dire la loro nel mercato del lavoro. Il messaggio è quello che si può fare arte contemporanea anche in un luogo dove ci sono fabbriche e dove è zona industriale. Sappiamo benissimo il valore dell'industria a Montemurlo, ma qui vediamo anche il valore dell'arte contemporanea
nella nostra area. Qui oggi abbiamo visto questo bellissimo lavoro che stanno portando avanti i ragazzi del Brunelleschi, che è un lavoro importante dove ci dà un luogo che può essere sì un luogo di arte, ma anche un luogo dove ci si può incontrare. 14 opere in questi pochi mesi, sicuramente implementeremo ancora di più con altri artisti dell'area pratese, grande soddisfazione da parte dell'amministrazione. Ed è il momento dell'agenda, diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti previsti a Montemurlo nei prossimi giorni. Sabato 15 febbraio alle 16.30 presso l'RSA di Cicignano, Opera 107, spigolature musicali in compagnia di Marianna Meloni, Valentina Ianni e Cristina Guarnieri, iniziativa promossa dal Comune con la conferenza di Montemurlo della San Vincenzo De Paoli. Ancora sabato 15 febbraio alle 21 al Teatro della Salabanti, musica Solidarietà Pro Sharawi, concerto del coro gospel Free Music Ensemble di Sesto Fiorentino, iniziativa del gruppo trekking Storia Camminata, ingresso libero con raccolta di offerte volontarie per aiutare il popolo Sharawi. Domenica 16 febbraio, con partenza alle ore 15 da Piazza Mendola a Carnevale di Oste, sfilata dei carri, secondo appuntamento della 42esima edizione del Carnevale Montemurlese. Domenica 16 febbraio alle 16.30 al Teatro della Salabanti ed Espresso, spettacolo con Alessandra Carraro e Michele Comiti all'interno della rassegna Ci vediamo a teatro. Martedì 18 febbraio alle 17.30 al Centro Culturale La Gualchiera Narciso e Boccadoro, conferenza di Nicola Mariotti nell'ambito del ciclo di incontri su narrativa e psicoanalisi. Per questa puntata è tutto, grazie per averci seguito. Montemurlo in forma torna venerdì prossimo sempre alle 20.05. Buona serata.